Amiche ed amici, in diretta da Roma, quota zero, livello del mare sotto il diluvio. Oggi è novembre, sono passati 15 giorni circa, qualcosa di più, da quando abbiamo registrato Malga Civertà che Stefano Zamperi. Quello che vedete in video è Giovanni Tavernaro. Come va Giovanni? Siamo in quota neve ormai. Adesso fra poche ore arriverà la primavera delicata, si parla di circa 20 cm di neve fresca. L'aspettiamo, anche se la Francesca non è molto d'accordo sul fatto di vedere la neve così presto, ma insomma, come si dice, neve porta pane, speriamo che non arrivi troppo, insomma. Speriamo di sì, perché mi ricordo che quel giorno che sono venuto, che era fine di ottobre, a Rolle, sopra di voi, sopra San Martino, ho fatto il pupazzo di neve famoso, insomma, quindi ne era già venuta anzitempo. Senti Giovanni, sono passati poco più di due settimane e mezzo da quando abbiamo pubblicato il video. Abbiamo superato le 870 persone, che ne pensi? Abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto bene, secondo me le persone stanno conoscendo questo lato di questa collaborazione fra noi della marca, per salvare la marca con i vecchi sapori, con il discorso della rusticità, insieme però all'arte. Che secondo me è un connubio vincente. Lo sai, è bello parlare così, la tecnologia qualche volta aiuta veramente bene, ma lo sai che se per caso noi, quando sarà tutto risolto, quando le carte, come dicevamo nel nostro servizio dell'altra volta, quando le carte saranno a posto, e sai che se troviamo un microonde in Malga vi facciamo correre coi caprioli, sì? Sono finita. Senti. Ecco. Senti Giovanni, ti volevo... Rivolgiamo un invito. Io ho fatto una scoperta incredibile, perché ogni tanto io giustamente faccio l'artista, faccio il creativo, però mi sono innamorato di tutta una serie di iniziative che sono sull'ambiente. Ancora ieri abbiamo fatto un concerto dove ho dipinto in diretta, dove c'erano degli artisti stupendi, e ho scoperto che il pubblico le sente queste cose, come sente il discorso della malga, come sente il discorso del paiolo. Vogliamo dire a tutte le persone che tu non hai visto, ma io ho visto dietro, perché ho delle statistiche, mi hanno insegnato a guardare le statistiche, noi abbiamo avuto oltre 800 condivisioni, ma le persone che sono entrate a vedere e hanno cliccato, sono passate una volta, sono state quasi 2000. Vogliamo invitare quelle altre 1200 persone a fare veramente un click e a mettere un pensierino sopra quello che stiamo facendo. Si può arrivare anche a sensibilizzare poi quella parte, chiamiamola amministrativa, che insomma aiuti a realizzare quello che stiamo perseguendo, insomma. E come al solito io ho apprezzato di te una cosa, che è quella di non essere polemico, perché purtroppo tutti in Italia abbiamo gli stessi problemi delle carte, di queste robe qui, e tu sei stato non polemico, come io non voglio essere e voglio continuare a essere polemico, ma santo Dio, diamolo, cerchiamo di aiutare. Adesso arriva la neve, poi arriva il freddo bestiale, poi arriverà la primavera, ma vogliamo iniziare i lavori per fare sto cammino, vogliamo dare i lavori per fare un'accoglienza che sia tipicamente italiana. Dai, ripetilo, che questo vediamo se riusciamo a trasmetterlo in rete a tutti quanti, questo appello. No, io dico questo, che praticamente il nostro progetto è quello di riportare in vita questa marca, come dicevi tu, senza microonde, senza chiamiamola quella cucina moderna, ma portando com'era il sapore di una volta della malga, perché bisogna sempre ricordarsi una cosa, che noi che viviamo qui siamo abituati a vedere queste cose, cioè a vedere il verde, a vedere il paiolo, ma chi viene dalla città queste cose non le conosce, ed è giusto trasmetterle anche a quelle persone che magari non hanno mai avuto la possibilità di mangiare un pezzo di polenta fatto del vecchio paiolo sul fuoco, cioè è una cosa unica. E siamo, dimmi, scusami. E siamo talmente d'accordo che stasera siamo riusciti a fare questo collegamento tecnologico per dire polenta, paiolo, funghi, accoglienza, e io credo che il viso aperto di Giovanni Tavernaro e quelle montagne non possono tradirci. Per cui, amiche ed amici, continuate a guardare stefanozampieri.net, in testa c'è il video, poi c'è una carrellata di altre cose, guardate Malga Civertaghe.
scusate, malga-civertaghe.it e lì vi teniamo aggiornati, pagina Facebook, pagina Malga Civertaghe, Twitter ci potete trovare su Google più, che è un canale che sta dando tante soddisfazioni, insomma. L'inverno che sia propizio, che porti fresco nelle menti di chi ci deve dare una mano. E concludi tu, Giovanni, stavolta, te lo meriti proprio. Ok. Un salutone grosso, un bacio. A tutti voi, e vi aspettiamo, vi siamo qui in Malga, e anche te, Stefano, insomma. Io sai che appena posso correrò da te. Un bacione, saluta la Francesca e la Coccola, il gatto della Malga. A fianco a me che sta dormendo. Ah, beata lei, beata lei. Ciao Giovanni, a presto. No, ciao. Ciao.